Allora ragazzi, ho appena finito di vedere il primo round di Justin, quello che si è giocato tutto e... è partito bene, ha tirato sicuramente colpi più pesanti lui, ma a un certo punto sul finire del round si è fatto entrare in monta, ha dato la schiena e ha rischiato parecchio. Vediamo un po' se nel secondo round si ripiglia oppure piazza un KO, però insomma... Secondo round ragazzi, ai. Justin... è finito a terra, è stato praticamente controllato per tutto il round, subendo anche colpi e tantissimi tentativi di sottomissione. Secondo me, ragazzi, non ce la fa. Ma no, Justin, ma che cazzo fai? Ma perché? Cioè, lo stava mandando KO, l'aveva portato all'estremità della parete, si stava solo parando, a un certo punto takedown. Così, tentativo di arm triangle... non riesce, dopodiché ribalta la situazione della rosa e finisce il round con della rosa che gli prende il collo e che chiudeva una mata Leao. Io non lo so perché si è buttato a terra, cioè stava gestendo benissimo il match, abbiamo visto che della rosa se la giocava benissimo a terra, ma secondo me l'ha persa lui. E infatti vince della rosa per split decision, ragazzi, assurdo, cioè... ha perso Justin $25,000, l'incontro di stasera, la possibilità probabilmente di ricombattere in UFC per split decision. Io non so quanto gli durerà, mi dispiace un botto per lui. E niente, dai, andiamo a vedere il main event. Main event, raga, scoglionante a bestia. Non vi sto nemmeno a fare round by round perché non c'è stato nulla di emozionante. È stato un match super super equilibrato, di fioretto, e nei pesi massimi vuol dire match noiosi. Ma a parte questo, si può apprezzare sicuramente l'evoluzione tecnica di Cyril Gane, che si sta adattando a tutti i fighter. Certo è che non ha l'esplosività di Ngannou e questo è assodato, però comunque sia fa vedere di essere un fighter molto versatile, molto tecnico, che cambia un sacco la guardia e davvero davvero mobile per i pesi massimi. Quindi una vittoria di intelligenza che non so quanto possa impensierire Francis Ngannou, però tuttavia ci si può lavorare parecchio sopra e magari può diventare un serio contendente al titolo. Detto ciò, quindi fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate di questa prestazione. Ditemi se secondo voi potrebbe essere il prossimo contendente al titolo oppure comunque deve fare qualche altro match. E soprattutto mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al Patreon del prossimo mese perché ci sarà il campione lineare parte 7 con l'arrivo di Mike Tyson. Quindi tanta tanta roba, il link lo trovate in descrizione. Un saluto da Italian Fight Magazine, il più grande canale di MMA che parla italiano. CBA, never...